Oggi vloggo dopo praticamente un secolo e non mi era mai capitato di fare un vlog qualche giorno fa, non editarlo perché non mi piace, cioè non mi piace come è uscito, le cose che ho detto, non lo so, mi sono persa in mille discorsi, quindi ho detto no, aspetta, le cose importanti, il succo lo ripeterò qua, cercando di trovare le parole giuste e poi faccio vedere la giornata di oggi. E devo dire un po' di novità, molte novità belle e quindi ho detto sì, lo faccio. Mi sono già lavata, come sempre il mio trucco giornaliero, aspettate, forse così si vede meglio, è il burro cacao e basta. Ieri ho fatto un sacco di maschere, quindi ho la pelle tutta lucida e ho messo la mia nuova magliettina che ho comprato appunto l'altro giorno quando ho vloggato, quindi vi devo far rivedere anche le cose che ho comprato, appunto tra cui questa maglietta che è uno spoiler di una cosa che devo dirvi. Quindi adesso esco un attimo che devo fare dei giri. Sono esattamente, penso, mezzogiorno, no, le 11:30, ragazzi, abbiamo fatto presto. Così torno prima e poi appunto vi spiego tutto quanto, però intanto vi porto con me che prima tappa supermarket. Non ci crederete mai, ma erano le 11:30 e adesso sono le 12:06 e sono stata un pochino a parlare con la mia nonna. È importante, soprattutto chi come me ha la fortuna di avere ancora tutti o quasi tutti i nonni, insomma, io mio nonno, che sarebbe suo marito, non l'ho mai conosciuto proprio perché se n'è andato prima che io nascessi. Io dico sempre che li ho tutti, quelli che ho conosciuto, quindi è importante. Cioè, vedo un sacco di gente che trascura questo lato, ma sono davvero fondamentali. Quindi, fatta questa premessa emozionale, e appunto adesso vado al supermarket a comprare le mie cose fondamentali, che fondamentalmente sono tre, cioè nella mia alimentazione non mancano mai, cioè i fiori d'acqua perché io non riesco a mangiare il pane, quello con la mollica, e quindi mangio quelli, pollo e uova. Raga, ci sono sempre queste cose, forse aggiungerei anche pomodorini. Poi oggi ho iniziato il vlog anche abbastanza tardi, quindi non avete visto la mia colazione, che è stata albume d'uovo e spinacina. Ultimamente sto facendo queste colazioni salate. Ieri ho fatto l'avocado toast con i semini sopra e devo dire che mi sento molto meglio la mattina, con molte più energie, perché ho letto un articolo che diceva che la colazione mediterranea che facciamo noi con continentale, non so come si chiama, è quella più sbagliata in assoluto perché è ricca di zuccheri che in realtà ti danno un picco glicemico iniziale per la giornata e poi dopo ti lasciano senza energie. Quindi facendo una colazione più bilanciata, l'energia è più prolungata per tutta la giornata e quindi ti senti anche meglio, più in forza. Quindi vi consiglio di fare questo giochino, tra virgolette, se avete questo problema la mattina, se appunto al lavoro poi vi sentite stanchi, a scuola. Vi aiuta un casino fare la colazione come praticamente quelle degli hotel, no? Che hanno tipo uovo, pancetta, magari cose meno grasse. Però insomma, avete capito? Mi è dispiaciuto non farvelo vedere stamattina, però vabbè, ve l'ho spiegata molto brevemente. Ok, spesina fatta. Ho preso un po' più di cose, ma dettagli. E adesso vado verso casa. Fatto questo, appunto, non devo fare nient'altro in realtà, perché altre cose che dovevo fare si sono risolte. Dovevo passare in posta a chiedere una cosa, ma in realtà chiamo da casa. Allora, adesso mi metto qui e vi racconto una robina. Ci sono rimasta molto male, ma non per qualcosa, perché mi era già successo in passato, però proprio per una questione che io pensavo si fosse risolta, quando in realtà non si è mai risolta. Allora, ho almeno aperto i finestrini perché sennò schiattavo. Comunque, appunto, la questione iPhone. Io non vi avevo detto nulla prima di comprarlo, proprio perché sapevo che ci sarebbe stato il patatrac. Neanche più di tanto, però mi hanno dato fastidio alcune parole. Infatti, quando ho fatto il video unboxing, tac. Tre punti voglio chiarire. Il primo punto, nessuno mi regala niente. Io lavoro come tutte le persone normali, quindi non è che l'Apple mi ha regalato il telefono e quindi io sono fortunata o io sono ricca. Ragazzi, semplicemente si chiama risparmiare per qualcosa che si vuole, e quindi questo sto facendo io da un bel po' di mesi, un bel po' di anni, e quindi mi posso permettere certe cose. Questo per chiarire anche la questione che mi viene sempre detta: Ila, ma tu sei ricca perché ti puoi permettere questo, questo e questo? No, ripeto, lavoro, e in più, vivendo con i miei, logicamente non ho certe spese che altri hanno, quindi questa è la fortuna. Secondo punto, mi è stato dato della viziata. Detto da queste persone, per me sono ignoranti, visto che se hanno detto viziata a me, non sanno il significato di viziata, perché viziata è una persona che si spesa, vive, sta sulle spalle di qualcun altro, e grazie a questo qualcun altro si
si permette le cose. Ma io, da quando ho 12 anni, che praticamente tutti i miei sfizietti me li pago da sola. Questa è una cosa che mi rende molto orgogliosa, perché io non chiedo mai niente a nessuno, per fortuna. Quindi sto bene così. Cioè, ragazzi, è semplicemente questo il discorso. Io non trovo nulla di così strano in tutto ciò. Invece, a quanto pare, qualcuno lo trova. Terzo punto, mi è stato chiesto su Instagram, quando ho detto questa cosa, perché blocco i commenti non negativi, però che criticano soltanto. I commenti negativi ci possono essere, possono essere critiche costruttive, e lì ci sto e rispondo anche, perché mi piace confrontarmi, anche perché quello che penso io non è che è legge assoluta, quindi ci possono essere varie sfaccettature e mi piace potermi confrontare. Però quando una persona mi viene a dire cose brutte che non sto a ripetere perché non sono da me, e mi attacca anche in maniera personale per una cosa che è un telefono, ragazzi, è un telefono, porca miseria, non stiamo parlando di cose importanti e fondamentali. Però su YouTube si parla anche di queste frivolezze, perché YouTube è un posto di sfogo, è un posto di creatività, è un posto bello, positivo, e si sta rovinando. E questa cosa mi dà fastidio, perché io sto su YouTube da tantissimi anni, da prima che ci fosse tutta questa affluenza, ed era molto meglio perché non c'era competizione, non c'era ipocrisia, non c'era falsità, che sono delle cose orribili. E quindi mi dispiace, il discorso è questo, cioè io blocco queste persone o cancello questi commenti prima di tutto perché sono fatte da delle persone, degli account fake, che io vorrei guardare in faccia se hanno il coraggio di dirle, e soprattutto se pensano davvero queste cose. Però sono di una pochezza che neanche c'è da esprimersi troppo, capite? Hanno una vita così frustrata, perché altrimenti non me lo spiego, che devono venire sotto i canali poi di persone tranquillissime, perché io non penso di essere una persona maleducata, scortese, oppure non lo so, aggressiva, anzi. Quindi devono venire sotto a questi canali che sono tranquilli fondamentalmente, cioè si parla di beauty, si parla di vita, si parla di cose belle, per rovinare tutto, che poi non ci riescono, cioè questo è fondamentalmente. Quindi va bene, io li lascio lì, li blocco e gli dico ciao. Questo è semplice, io voglio che le persone che vengono nuove o che già mi conoscono e leggono sotto i video vedano solo cose positive, o comunque argomentazioni tra persone intelligenti e tra persone con un pensiero, non insulti e cattiverie gratuite. Quindi questo è il perché io blocco queste persone, non blocco chi mi fa un commento costruttivo, è diverso, ragazzi. Cioè io spero di essermi spiegata bene, secondo me sì, forse una delle poche volte in cui sono riuscita a spiegarmi. Quindi ok, ce l'abbiamo fatta. E detto ciò, adesso invece ci siamo tolti questo sassolino dalla scarpa e possiamo parlare per tutto il resto del giorno di cose positive, tra cui il caldo, ragazzi, che non so quanto è positivo, però alcuni volevano tanto che tornasse questo caldo. Io non vedo l'ora invece che venga il freddo, non la pioggia, la tempesta come c'è stato i giorni passati, almeno qui a Roma è stato così, ma proprio un freschetto da giacchetta, quella cosa un po' autunnale, un po' così. Ecco, io non vedo l'ora che arrivi quella stagione e vi farò vedere, appunto, adesso che torno a casa, le cosettine che ho comprato. Ok, tornata a casa, vi faccio vedere un po' di pacchetti. Questo qui è di Amp, mi è appena arrivato, quindi lo apriamo anche insieme. Ho fatto due ordini separati, quindi non mi ricordo cosa c'è in questo. Ok, mi sono appena ricordata. Vabbè, sempre Funko Pop. Vi faccio vedere, ho preso Tormund, perché raga, mi sono finita di vedere per la seconda volta il Trono di Spade, no? Mi sono innamorata follemente di Tormund, cioè non l'avevo mai visto sotto questa luce, e quindi era anche scontato, mi pare, l'ho preso. Eccolo qui, anche se non rende giustizia questo pop all'attore, cioè è un figo pazzesco, vi giuro. E questa qui è l'ultima stagione, quindi abbiamo questa. Io in realtà li ho quasi tutti, quindi wow. E poi l'altro è il cappellaio matto di Alice in Wonderland. Questa versione in particolare la cercavo da un sacco, ed è quella con la tazzina in mano. Guardate che cosa super cute, anche col bigliettino sul cappello. È del primo film. Voglio prendere anche The Queens of Hearts. E se ritrovo i prezzi ve li dico: 12,99 il cappellaio matto e 7,14 Tormund, appunto perché era in offerta. E adesso vi faccio vedere, se volete, anche gli altri pop, perché ogni tanto mi chiedete: Ila, ma fai l'aggiornamento dei pop? Il video l'ho fatto, quello dove vi mostro proprio tutti. Però vi faccio vedere gli ultimi che ho preso, no, che sono sempre sull'altra libreria. Allora abbiamo The Wasp dell'ultimo film di Ant-Man, poi c'è Nick quasi senza testa,
questa è della nuova collezione, anzi della nuova wave, sempre di Harry Potter, Tom Riddle, non la versione seppia perché non mi piaceva, mi piaceva più questo, e poi Ginny Weasley con il diario di Tom Riddle. E sempre della nuova wave, mi stavo scorrendo Ron con la mandragora, e questa qui invece è di una vecchia wave, ma lo volevo troppo recuperare, il dissennatore. Poi penso basta, il resto l'avete già visto, non ho più spazio dove metterli ma dettagli. Infatti sono un po' tipo disperata, boh, non lo so come farò in futuro, mi sa che ricomincerò poi a metterli lì sopra perché altrimenti non lo so. E vi faccio vedere anche, questa è la nostra solita postazione dove vi mostro le cose. Apro l'armadio e vi faccio vedere le cose di Pull&Bear perché sono un sacco carine. Se volete essere certi con i codici di ogni capo, perché alcune cose le ho usate quindi le etichette non posso farvele vedere, vi rimando al mio account 21 Buttons dove vi metto un sacco di look, quasi tutti i miei outfit e appunto le cose che compro con i relativi codici, quindi potete direttamente vederli da lì, tra cui anche questa maglia che ho preso da Pull&Bear con scritto Amour Paris. Mi piaceva un sacco perché è viola e io non ho zero cose viola, quindi volevo provare questa nuova cosa, ma secondo me sta bene anche con i capelli così freddi. Poi vediamo cosa altro ho preso sempre da Pull&Bear. Questa qui è ancora il cartellino, vi faccio leggere: 12,99. Io delle t-shirt prendo sempre una L perché così sono più larghe, e questa qui è quella a tema Disney con Biancaneve. Io ho già quella della regina cattiva, sempre di Biancaneve, quindi mi piaceva questa cosa nera e bianca con diverse stampe. Io adoro le maglie stampate. E c'è scritto Magic Mirror on the wall was the fairies of them all, quindi specchio specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame, insomma la classica, e mi piaceva un casino. Io ho trovato queste due, mi piaceva anche un sacco quella di Barbie che appunto vi ho taggato su 21 Buttons. Tra l'altro potete trovare il link per scaricare l'applicazione sotto nell'info box se non l'avete, è un'applicazione fantastica, no a D, però mi ci trovo proprio bene io, quindi è favola. Poi ho preso questo paio di pantaloni che ero un po' combattuta se prendere o no, però questi li ho presi da Bershka. Dico combattuta perché mi fanno rosicare che l'ultima taglia sia la 44, cioè la 40 che poi è 44, che è la mia taglia, che è fondamentalmente la taglia un po' universale di tutte noi donne, o comunque insomma un po' di forme, no? Altrimenti io questi dove me li metto? Infatti mi stanno, però non mi stanno così oversize come vorrei mi stessero, insomma mi sono spiegata. Li ho presi lo stesso perché mi piaceva un sacco il modello, ed è quello, vedete che ha la catenina qua un po' bombatino con la vita alta. Di questi ho ancora il codice, vedete, cioè l'ultima taglia è la 44. Ma io dico, ma se una ha una taglia leggermente più grande non può metterseli questi pantaloni? Cioè chi è che lo dice? Vabbè, io devo ancora capire chi è che fa queste misure. Comunque vi faccio appunto rivedere il codice, il prezzo è 24,99, neanche troppo alto in realtà, perché comunque sono carini, sono fatti bene, la parte dietro è elasticizzata tantissimo, quindi sono molto 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 comodi. Oggi pomeriggio voglio andare al cinema a vedere Venom. Ragazzi, sono 2 settimane che non vado al cinema, dai, su, bisogna recuperare, e voglio vedermi questo film da che l'ho visto in Spider-Man tipo anni e anni fa. Questo personaggio, ho detto chissà quando faranno un film solo di Venom. Tac. Poi tutti quelli che ho sentito mi hanno detto che è bellissimo, quindi devo correre di pari, quindi probabilmente me li metto. E poi sempre da Pull&Bear, che me l'avevo scordato che stava nell'altra anta, ho preso questo giacchettino qua color senape, corto, sfrangiato sotto, vabbè non fate caso che qui sotto c'è quello di jeans nero, ed è a costine, di questo c'è ancora il codice, veste abbastanza larga, quindi ho preso appunto una M e viene 29,99. Troppo troppo carino, mi pare ci fosse anche in altri colori ma non vorrei dirvi una cavolata. Per l'abbigliamento abbiamo finito, e adesso vi faccio vedere le cose che invece ho preso su Octoly. Prima cosa che ho ricevuto, e che soprattutto ci tengo tantissimo a sentire un vostro parere se l'avete usate, perché io ero entusiasta appena le ho viste, sono queste nuove maschere di Sephora in tessuto che hanno delle funzioni speciali. Questa qui è la The Prime Mask, che va tenuta soltanto 3 minuti prima del trucco e fa proprio tipo da primer, quindi ero molto curiosa di provarla onestamente. Questa qui mi pare viene 5,90€, non sono proprio economicissime, quindi fatemi sapere se le avete già provate anche quelle dell'altra linea, perché io vado pazza per le maschere in tessuto. Poi sempre di Sephora ho scelto questa, che mi pare sia una nuova tinta, perché di solito non avevano il tappino argentato e questo colore non l'ho mai vista, e quelle di Sephora sono tra le mie preferite qualità prezzo assolutamente, vengono 10,90€, hanno delle tonalità infinite, sono
di una durata pazzesca. La mia preferita è la numero 13, che è tipo un malva bellissimo. Quindi questa gli assomiglia molto, ma è leggermente più scuretta, ed è la numero 03. Poi abbiamo due creme. Inizio da questa di Estée Lauder, che è un contorno occhi da giorno, che è un gel appunto antiossidante, quindi adatto anche a persone un pochino più grandi di me sicuramente. E la boccettina è super super cute. Guardate come è expensive. Questo è il prodotto. Ha un odore molto molto delicato, quindi non dà fastidio. L'ho usata 2-3 volte ed è molto decongestionante. Non ha neanche un prezzo eccessivo, perché leggo qui che viene 24,90 €. Poi abbiamo quest'altra crema che, ragazzi, mi sta piacendo un casino. Questa qui è la marca, si chiama Origins, e mi strapiace. Se mai dovessi trovare il negozio di questo marchio, ciao. E questa crema vi dico subito che viene 24 euro, e per me li vale tutti. E si chiama Ginseng ed è, vi leggo qui, un gel idratante energizzante. Ed è vero, ragazzi, cioè questi giorni ho avuto una pelle spenta da far paura, cioè sembravo tipo un cadavere, altro che Halloween. E questa me la ravvivava con 5 minuti. Poi io mi ci metto lì, faccio anche tipo il mio massaggino. In più ha un odore fruttato della madonna. Vabbè, detto ciò, vi ho fatto vedere tutto praticamente. Fatemi sapere se voi avete provato qualcosa. E visto che è lunedì 10, adesso mi accompagnate giù. Vabbè, prima metto a posto. E poi mi accompagnate giù a vedere cosa fare per il pranzo. Allora, qui ho fatto la pasta al tonno in bianco per mia madre e mio padre. Io invece mi sto facendo questi che ho trovato prima al supermercato, volevo troppo provarli, della Granarolo, i burger di tofu e zucchine. Ragazze, questa macchinetta ha un problema, quindi perdonatemi, cioè guardate come fa, altri soldi da spendere. Allora, così sembra che si vede tofu e zucchine, li cucirò in padella, eccolo qua, e lo mangio insieme alla mia cosa preferita di Ikea, che sono questi tortini. Ecco qua in padellina, aspettiamo che si cuociano e poi mangiamo. E vedo anche a che ora ci sta oggi il film. Ok, per fortuna ci sono parecchi parecchi orari. Penso che andrò a quello delle 3:30 a questo punto, così dopo torno, ho tempo di fare il make up per Instagram. Oh mio Dio, ragazzi, mi stavo scordando di dirvi la cosa più importante di questo vlog, che probabilmente è uno dei traguardi dei lavori a cui ho lavorato più tempo, perché ci sto lavorando da più di un anno. E finalmente l'altro giorno sono uscite. Sto parlando della mia prima, chiamiamola capsule collection, non so bene come dirla altrimenti, in collaborazione con Go Case, che è appunto il marchio, il sito di cover che mi vedete praticamente quasi sempre sul telefono. Adesso che l'ho cambiato mi dovranno appunto arrivare quelle nuove, appena mi arrivano ve le faccio vedere. Però nel mentre vi dico appunto che è uscita questa capsule collection e sono entusiasta, perché ho fatto 3 cover insieme a loro, ho lavorato proprio insieme ai design per scegliere le immagini migliori che più mi rappresentassero. Infatti ne abbiamo una con il sushi, troppo cute, una con la sirenetta e una identica al mio tatuaggio, questa qui del rossettino mermaidoso. Ve le ho mostrate già su Instagram, quindi se mi seguite lì siete avvantaggiati. Ve lo annuncio anche qui, quindi se volete acquistare le mie cover mi farebbe super piacere vedervele indosso. E appunto vi lascio il link qua sotto, da oggi sarà sempre qui sotto presente. Se invece volete cercarlo direttamente dal sito, andate nella sezione collezioni, trovate la makeup 02 e appunto ci sono le mie 3 cover. Adesso ve le faccio vedere. Invece se andate sul mio Instagram trovate direttamente qui il link, vedete shop my cover, vi basterà cliccare sopra il link e vi si apre direttamente lo shop. Vedete, vi si apre direttamente lo shop sulla mia pagina. Queste 3 sono le cover. Per ora sono scontate a 19,90. So che per molti potrà sembrare un prezzo esagerato, ma sono cover fatte benissimo, di una qualità esorbitante. Io le ho indossate per tantissimo tempo, non si sono mai rovinate. Allora vi faccio vedere. Questo è la sirenetta, questo è il design, che appunto sapete è il mio cartone Disney preferito e sono molto legata alla Disney, quindi ci stava. E tra l'altro mi avete chiesto in tantissime se è solo per iPhone. Assolutamente no, infatti se qui andate su scegli dispositivo ce ne sono tantissimi, vabbè, tutti gli iPhone, e poi anche Samsung, Sony, insomma ce ne sono un bel po'. Poi abbiamo quella del sushi, che è una di quelle che vi è piaciuta di più, e poi ho questo qui che è, vabbè, quello a cui sono più legata, con scritto Makeup is my heart.
quindi il trucco è la mia arte ed è quella che sicuramente metterò non appena mi arriverà, ed è appunto ispirata al mio tattoo, vedete? Quindi è come se aveste sempre un pezzetto di me. E insomma, se vi fa piacere, appunto vi lascio il link. Spero sarete felici per me, per questo traguardo, perché io lo sono tantissimo ed è naturalmente anche grazie a voi. E appunto so che siamo tutte appassionate di cover, quindi a qualcuno piacerà più di altri. Ragazzi, ho appena finito di mangiare questo super super buono. Questo qui di Ikea si sta scrocchirellando ben benino. Adesso esco un attimo perché è passato il corriere Amazon e mi ha portato un pacchettino. Praticamente ho comprato delle cosettine, 3 DVD. So che i DVD non vanno più, ma avevo questo desiderio dopo aver visto il video dei regali di Deborah, di avere i DVD della Sirenetta, che è il mio cartone appunto preferito, ve l'ho detto anche prima. Sì, ragazze, e le abbiamo tutte e tre. Oh mio Dio, tipo una ragazzina sembro. Comunque, questo fa parte dei classici e appunto ogni film ha la sua copertina, e quindi ho preso questo, che è il primo. Poi questo è il secondo, appunto la Sirenetta 2, e poi la Sirenetta quando tutto è venizio. Logicamente mi farò una mega maratona e me li riguarderò. Eccola. Ho ripreso la girata di pollo in diretta. Guardate che pollo. Copriamo le grazie. C'è un pollo. Adesso sono le 3 esatte, quindi mi preparo. Andiamo al cinema. Ok, sono arrivata al cinema. Raga, fa caldissimo. Mi sono portata lo zainetto così stavo più comoda. Da nerd. Chi mi vede non mi riconoscerebbe mai. Sono leggermente in ritardo, nel senso sono le 3:35. Il film apriva alle 3:30, però c'è la pubblicità, quindi ok. Penso che prenderò i popcorn. Eccolo qui, il nostro film. E adesso andiamo. Ok, sono entrata, ho preso i popcorn, li È vedete? arrivata la super fibra di Fa un tre, caldo una fibra così boia potente e che non fai c'è tutto quasi ciò che vuoi. nessuno. Allora, sono appena uscita e devo dire che all'inizio mi sembrava un po' così, non scontato, però sai, una cosa già vista. Ma dopo mi è piaciuto un casino, anche perché diventa, in un certo senso, simpatico. E aspettate che rientro in macchina e vi rimetto qua. E poi gli attori mi sono piaciuti un casino. Io lei l'avevo già vista. Non mi ricordo in quale film l'avevo vista. Lui è la prima volta che lo becco, probabilmente. E vi giuro, mi ha gasato un casino. Poi è bellissimo lui, cioè un bellissimo uomo. E molto molto, probabilmente c'è il secondo film. Rimanete sempre ai film Marvel dopo i titoli, anzi non dopo i titoli di coda, vabbè, rimanete comunque alla fine perché ha un pezzo aggiuntivo di un sequel che ti fa capire meglio la storia. E in questo caso hanno fatto vedere, non mi ricordo come si chiama quest'attore, ma ha fatto anche Now You See Me. L'attore in questione si chiama Woody Harrelson, penso si dica così, e vabbè, è iper famoso, raga, ha fatto di tutto. Ha fatto Solo, ha fatto, ah, ecco Hunger Games, ed è apparso con sti capelli ricci rossi. E non ho capito se avrei dovuto capire quel pezzo di scena, cioè fatemi sapere se c'è qualcosa collegato a quest'ultima scena oppure è un personaggio nuovo introdotto adesso, perché io non l'ho mai visto e io non ho mai letto i fumetti della Marvel, quindi magari stava in quelli, non lo so, fatemi sapere. Comunque era tipo uno psicopatico serial killer, quindi fantastico. Insomma, devo dire, recensioni poracce di oggi. Questo film sicuramente da 1 a 10 è un 8 e mezzo, perché è migliorabile come sempre, ma ha degli effetti pazzeschi. Non penso ci siano protesi, è tutto digitale, ma fatti benissimo. Adesso torno a casa e vi racconto la super novità che è successa un giorno fa. Ho prenotato questa cosa ieri. Oggi abbiamo parlato, parlato, parlato. Eccoci qua, sto per iniziare in realtà un make-up per il mio feed di Instagram, che ultimamente, ragazzi, Instagram mi sta sul cavolo più di quanto non mi sia mai stato. Sta togliendo i seguaci a caso. Cioè, soltanto oggi me ne hanno tolti 44. Io dico, non sono importanti quelli, se qualcuno vuole seguirmi, ma una certa Instagram lo fa smettere di seguirmi, cioè non lo trovo una cosa molto carina. E lo stesso è successo a me, cioè io seguivo tipo 100 persone in più, sono sparite. Vabbè, detto ciò, io continuo a impegnarmi, logicamente, perché è una cosa che mi piace, però vabbè, rimarrà un mistero questo algoritmo. Adesso voglio fare il make-up inspired by Storm.
degli X-Men, che è il mio personaggio preferito, e adesso mi metto all'opera. Ma prima volevo dirvi appunto un'altra grande notizia di questo vlog, cioè io a novembre vado a Londra, ve l'avevo già detto con Desiree e Giulia, Quimby Makeup. Quindi ieri stavo parlando un po' con voi in direct e mi stavate consigliando i posti, quindi io mi sono scritta tutto. Ma ieri ho anche prenotato un viaggio per Parigi, ragazzi. Volevo andare a Parigi da 4-5 anni, perché ci sono stata una volta sola, tantissimi anni fa, tipo 6 anni fa, forse anche di più, e quindi volevo riandarci, non trovo mai nessuno per tornarci. E alla fine ieri Giulia mi fa: dai, prenota, vai. E ho trovato un'offerta super di un hotel stravicino, anzi a tipo 200 metri dalla Tour Eiffel, e ho detto no, lo devo prendere, perché non costava nulla su Expedia, che io prenoto sempre tutto là, volo hotel. E quindi abbiamo preso e ad aprile andiamo. L'ho presa ad aprile e non prima, perché ho delle cose insomma da fare, poi appunto a gennaio barra febbraio mi dovrò operare al seno e bla bla bla, quindi volevo stare tranquilla, e l'abbiamo preso i primi di aprile comunque. Quindi anche di quello mi state consigliando un pochino su Instagram, e mi sono scritta insomma i luoghi che vorrei andare a vedere, vabbè, i più famosi, però ho scritto anche altre cose. E poi vorremmo anche andare, io e Giulia, a vedere uno spettacolo del Moulin Rouge. Deve essere tipo pazzesco, solo che abbiamo visto i prezzi, tipo a persona non viene meno di 97 euro per 2 ore di spettacolo, ragazzi, è tantissimo. Pensate quanto ci guadagnano questi. E poi volevo andare pure a Disneyland, un altro rene, perché Disneyland per una giornata viene tipo sui 60-70 euro a testa, senza fila prioritaria, senza nulla, soltanto il biglietto d'ingresso per un parco, neanche per gli studios anche. Però che fai, sei là, cioè abbiamo preso un giorno in più apposta, perché io ne volevo fare 3, alla fine abbiamo presi 4 o 5, non mi ricordo, cacchio, mi sbaglio con Londra. Comunque, quindi viaggi in arrivo, vlog in arrivo sicuramente. Ok, look finito. Tra l'altro ho usato anche il nuovo fondotinta di NYX, mi piace molto. Ho fatto questa cut crease col bianco, labbra super lucide, e i capelli li ho gonfiati per benino, proprio tipo simil scossa. Ok, mi sono già anche struccata, perché tanto non aveva senso rimanere truccata. Ogni volta rosico, raga, perché non riesco mai a fare una foto decente dei look che faccio. Vediamo, magari con le luci, se aggiustando i colori esce fuori qualcosa di buono, ma non sono soddisfattissima. Si sono fatte le 8:15, ragazzi, ci ho messo più del previsto, e quindi io direi che devo anche andare a cucinare. Cena, la mia insalatina solita. Adesso vi faccio vedere cosa ci aggiungo come chicca. Philadelphia, un po' del petto di pollo, questo qui affumicato. Ecco qui il segreto della mia insalata: senape al miele, raga, provatelo. Infatti ci metto questo, questa qui che è il dressing salsa Caesar senza olio. Ok, anche questa giornata è giunta al termine. Sono stata fino adesso a vedere il GF, però le nomination da una parte che salto sempre. Questa è l'ora. Però devo dire che la puntata di oggi è stata abbastanza simpia. Detto ciò, io spero che il vlog vi sia piaciuto. Detto ciò, vi mando un grosso bacio. Vi aspetto al prossimo vlog. Ci vediamo. Ciao!